volevo chiederti se ci sono altri modi per poter aiutare ovviamente tutti i vari professionisti che sono in sì, infatti l'approccio metabolico è un approccio abbastanza complesso anche a livello di medici che hanno avuto la specializzazione e poi sono venuti a collaborare con noi nella nostra clinica. Servono da 2 a 3 anni per poter applicare la metabolomica. È un approccio multidisciplinare, quindi i medici devono essere affiancati da biologi e nutrizionisti. Serve la comunicazione con laboratori che sono biochimici specializzati in questi analizzatori. Abbiamo anche gli statistici che ci permettono di poter valutare questi risultati, quali sono significativi e quali no. Quindi è un approccio multidisciplinare abbastanza complicato. Per poter ovviare a questo problema abbiamo sviluppato all'Istituto Europeo di Medicina Molecolare uno strumento che si chiama il NUMEX. Quindi abbiamo preso sintomi e come sono questi correlati con i risultati di cambiamenti metabolici. E abbiamo visto che c'è una correlazione più dell'80% di questo strumento che si basa su domande e che si basa sulla qualità della vita, perché sono stati presi in considerazione cambiamenti a livello che avvengono nell'organismo quando il corpo ripara, quando c'è simpaticotonia, parasimpaticotonia, cambiamenti a livello della funzione intestinale, dell'infiammazione. Tutti questi sintomi sono messi giù come domande e questo strumento, che l'abbiamo usato anche in ricerca, abbiamo fatto anche delle pubblicazioni basate su questo, si avvicina molto, diciamo l'80%, a poter aiutare i professionisti del settore a usare i risultati che abbiamo ottenuto negli ultimi anni con la metabolomica. È brava la Meetup che usa questo strumento col nome Yango, però lo sviluppo tecnico è il NUMEX, è stato sviluppato dall'Istituto Europeo della Medicina Molecolare, però lo usa la Meetup e aiuta tanti medici, anche biologi e nutrizionisti, ad applicarlo, veramente molto affidabile.